per un perfetto caffè shakerato dobbiamo intanto preparare un caffè classico leggermente allungato, ok? Quindi mettiamo la cialda, mettiamo la tazzina da caffè e facciamo scendere il nostro caffè. In questo caso sto usando una miscela non troppo robusta, diciamo una cosa abbastanza morbida. Invece poi prendiamo il nostro cappuccinatore, eccolo qui, cappuccinatore Lavazza, e mettiamo due cucchiai grandi di ghiaccio tritato. Mi raccomando, il ghiaccio va sempre tritato perché altrimenti potrebbe rovinare l'asta del cappuccinatore. Facciamo un caffè lungo, quindi un caffè doppio, e cioè circa 60 ml di caffè, perché il caffè classico, l'espresso classico, è circa 30. Bene, stoppiamo il tutto, poi mettiamo due cucchiaini di zucchero all'interno del cappuccinatore insieme al ghiaccio, voilà. Versiamo il caffè in questo modo, dopodiché attacchiamo lo spinotto al motore del cappuccinatore e lasciamo shakerare e montare per qualche minuto fino a che il ghiaccio non sarà completamente sciolto. Nel frattempo io vorrei abbinare un... Vedete, guardate come monta, uno spettacolo. Nel frattempo io vorrei abbinare a questo caffè shakerato un piccolo dolcino fatto con amaretti, che sul caffè shakerato stanno alla grande, mascarpone e cocco. Allora, mettiamo un po' di mascarpone e un po' di zucchero in una boule. Mischiamo il tutto, lo lavoriamo bene. Se vogliamo possiamo addirittura aiutarci con un po' di latte da ammorbidirlo, ma in questo caso non ce ne sarà bisogno. Intanto non so se notate il caffè shakerato quanto stia montando. Una volta fatto il mascarpone, prendiamo degli amaretti, li inzuppiamo, tac, in questo modo, da entrambi i lati, nel caffè, e li facciamo come dei classici baci di dama con il mascarpone. Schiacciamo bene, rifiniamo anche col dito, va benissimo, e poi li passiamo nel cocco. E voilà, guardate che meraviglia, spettacolo. Uno. Intanto, dopo vi dirò un segreto per notare l'emulsione perfetta. Adesso fatemi finire ancora un piccolo biscottino. Inzuppo. Farcisco. Schiaccio. Rifinisco. E guarnisco con il cocco rapé. Ecco qua. Questi baci di dama all'amaretto, cioè questi amaretti al caffè e mascarpone, li possiamo servire con il caffè shakerato. Allora, per una perfetta emulsione del caffè shakerato dovete vedere che l'asta del nostro motore sia bella, vedete? Intorno all'asta sia bella avvolta, quindi il caffè shakerato è montato quando avvolge completamente l'asta del motore del cappuccinatore. A questo punto, dopo un paio di minuti circa, possiamo stoppare. Dopodiché versiamo al volo in una coppa da cocktail, ok? Pronti? Guardate che meraviglia. Mamma mia. Questo io ve l'ho fatto vedere, questo super caffè shakerato al quale aggiungiamo anche due chicchi di caffè, anzi uno, ve l'ho fatto vedere per un semplice motivo, perché col cappuccinatore non dovete farvi il mazzo a sbattere e a shakerare in uno shaker normale, ma basta poco tempo, basta un motore, un cappuccinatore cuor di crema, e naturalmente avete il vostro caffè shakerato preferito pronto da gustare con dei biscottini all'amaretto e caffè.